Shiva si è difeso o è un assassino con la mira non troppo precisa? Dobbiamo giudicare purtroppo dagli articoli di giornale perché gli atti del processo sono noti solo agli avvocati e i giornali ci parlano di un'aggressione ai danni del famoso rapper avvenuta all'interno di una casa discografica. Una vendetta per un dissing, una presa in giro dei rivali via social. Ma allora perché Shiva è stato arrestato se inizialmente era lui la vittima? Lo scopriremo subito dopo la sigla. 11 secondi esatti per iscrivervi al canale e restare aggiornati con le ultime novità del mondo legale. Sigla! La legge. Shiva, all'anagrafe Andrea Rioni, è stato denunciato per tentato omicidio per aver tentato di sparare alcune persone. La sparatoria avvenuta tra Baggio e Settimo Milanese lo scorso 11 luglio sarebbe stata solo l'ultimo capitolo di una lunga diatriba tra esponenti della scena trap milanese, iniziata da un dissing. In quella sparatoria in via Cusago sono rimasti feriti due ragazzi vicino al rapper Rondo De Sosa. E per quell'episodio, giovedì 26 ottobre, è stato arrestato per tentato omicidio il rapper Shiva. Gli investigatori contestano al rapper anche il porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Tutto è infatti avvenuto nell'edificio e nel cortile che ospita l'etichetta musicale Milano Ovest, nota per essere la casa discografica di Shiva, oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Poco dopo la sparatoria, poi un altro giovane si presenta al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate di Monza con una ferita d'arma da fuoco a una gamba, fornendo una fumosa spiegazione. La squadra mobile di Milano fa le indagini, ricostruisce tutta la scena da filmati e dalle testimonianze. Il tentato omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un tentativo di aggressione da parte dei due feriti appartenenti a un gruppo che fa riferimento a Rondo De Sosa, alias Mattia Barbieri. Questi qua si erano rivolti nei confronti di Shiva e dei suoi amici in modo non poco urbano, altrimenti detto lo volevano picchiare. Un attacco nato per vendicarsi di un video social in cui uno degli amici dei feriti era stato oggetto di una pesante presa in giro. Dopo la lite, Shiva estrae la pistola e i due scappano verso un SUV Mercedes mentre lui spara. Shiva da vittima diventa aggressore, ma la legge non lo consente. Vediamo subito perché. La legge sulla legittima difesa dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Dunque la legittima difesa scatta solo quando c'è l'assoluta necessità di difendersi da un pericolo ancora in corso e sempre che la reazione sia proporzionata alla situazione di pericolo. Non si può sparare contro una persona armata di un palo di scopa. Inoltre, nella situazione di pericolo non deve esserci messo volontariamente la persona che esercita la legittima difesa, ma ciò che è più importante è che la legittima difesa deve essere sempre l'ultima spiaggia, quando non c'è altra possibilità di evitare l'offesa se non offendendo a propria volta. Dunque, sparare a chi sta già scappando non è legittima difesa perché non c'è più la situazione di pericolo. A questo punto non si può neanche parlare di eccesso colposo di legittima difesa, che scatta quando qualcuno eccede nella reazione in modo sproporzionato rispetto al pericolo, visto che la difesa di Shiva non sussisteva più in questo caso. Shiva era già fuori pericolo quando ha estratto la pistola. Poteva limitarsi a spaventare gli aggressori, visto che stavano già scappando, ma no, ha voluto sparare. E lì quindi si è comportato come chi vuole uccidere, quindi come un assassino. Fortuna ha voluto che non fosse un tiratore scelto. Ecco perché è tentato omicidio, perché li ha solo feriti. A Shiva viene contestato anche un ulteriore reato, quello di porto abusivo di arma da fuoco. Come se non bastasse, infatti, il rapper non aveva la licenza, il cosiddetto porto d'armi. E allora che ci stiamo a fare noi avvocati che non facciamo altro che dirvi che per portare armi da fuoco, armi bianche come un pugnale o addirittura anche un tirapugni ci vuole l'autorizzazione della prefettura? Altrimenti doppia incriminazione per chi spara e non ha il titolo per tenere la pistola. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.